Io vi do il benvenuto al Circolo Messina, soltanto con le parole per dirvi cos'è il Circolo Messina. Il Circolo Messina è una riunione di un gruppo di amici che, stanchi tutti del parlare, del criticare senza far nulla, ha deciso di riunirsi e fare qualcosa per questa città, ma anche per noi, per divertirci, per stare insieme e per cercare di cambiare un po' le nostre abitudini, anche quelle della città. Siamo nati circa 8 mesi fa, abbiamo già una serie di attività effettuate come la rassegna teatrale con 6 commedie, ci siamo improvvisati organizzatori di rassegna teatrale e abbiamo avuto tantissime difficoltà. Le abbiamo continuate grazie ad una frase detta da Rosetta, una delle nostre registe, che viste le nostre paure, le nostre perplessità, mi disse: ma ci siamo divertiti a provare, perché non continuiamo a provare a divertirci, vero Rosetta? E ci ha dato la spinta a tutti per continuare. Abbiamo avuto quella fortuna di iniziare con la cavalleria rusticana organizzata da Filippo, che è un'opera tratta proprio dalla cavalleria rusticana, modificata con della musica e con dei balletti, che ha raccolto un grande successo di tutti quelli che erano presenti e ci ha spinto a continuare. Poi abbiamo avuto la spinta di Gianni Fortunato Verdi, che è il nostro direttore, il nostro prossimo direttore artistico e direttore della nostra scuola teatrale. Abbiamo già una trentina di bambini che si occupano di teatro. Abbiamo poi continuato con una mostra sui pesci e la fauna e la flora dello stretto, una mostra che è stata inserita nella serata della cultura, e abbiamo tutta un'altra serie di iniziative come un altro incontro con un'altra autrice, per cui il nostro scopo è quello di vedere quale desiderio, quale passione, quale iniziativa hanno in ogni cosa e cercare di condurla, portarla avanti. Stasera iniziamo un nuovo percorso a cui io e te ci teniamo moltissimo, perché le nostre serate le passiamo inseguendoci sui libri, regalandoci la vicenda per vedere chi era prima e chi ne conosce di più. E quindi in questa nostra avventura in mezzo ai libri non potevamo non scegliere a Daniele e alla sua libreria. Con Daniele abbiamo fatto altre esperienze in questo campo, per esempio se non sbaglio la cosa che abbiamo presentato al circolo da altri. Per cui questa iniziativa ha trovato tutti i soci del circolo d'accordo e ci siamo per 2 giorni che cerchiamo di allargare il più possibile le pareti di questa sala per stare più persone possibili. Speriamo poi di farne altri in altre sale molto più grandi e molto più grandi. Iniziamo questa avventura su questo cammino, credo che è un migliore delle modi, intanto perché io avevo apprezzato i libri di Zapateri, ma ora conoscendo che forse era meglio ma averle comprate, ho apprezzato i siciliani, uomini che non si voltano. È con piacere che abbiamo raccolto l'invito di Daniela, sia per l'argomento, sia per l'autore, ma soprattutto perché credevamo tutti quanti che fosse il modo migliore iniziare con un autore siciliano. Mi auguro che il circolo nel futuro possa sicuramente dare spazio sempre di più agli autori siciliani, ma non soltanto a quelli. Noi abbiamo in programma, non so esattamente quando, credo nel mese di marzo, un'altra serata con un'autrice, ma cercheremo di renderla molto meno formale, anche perché credo che accompagneremo quella serata con una pasta e fagioli, quindi sarà una serata ad inviti, non sarà certamente una serata come questa. I nostri soci ci saranno tutti, mi auguro di trovare tantissimi altri di voi. Non voglio perdere più tempo perché credo che qualcosa debba dirla anche Daniela, che è la nostra guida, la nostra luce. Ma sembra che tu dici. Tu fai così, aspetta quando poi parli del libro, ti dico io quello che hai detto su questo libro. Ne ha detto di. Vi ho passato una nottata dedicando sul libro, comunque stasera dedicheremo un po' tutto, va bene? Grazie a Carmelo, grazie a voi tutti.
questa è un'occasione importante perché io come libraio sono sempre molto sensibile alle persone che vogliono mettersi insieme per fare qualcosa, come dice Carmelo Rasparo, perché credo che l'associazionismo, cioè libero così di persone che poi hanno in comune la passione dei libri e la lettura, è una cosa da coltivare, da riprendere, perché probabilmente il modo che abbiamo oggi di vivere, che è un modo molto qualunquista secondo me, ci allontana molto da queste occasioni di chiacchierata. Quindi quando mi hanno proposto l'opportunità di fare delle cose in questo spazio, io sono venuta una sera, era molto più disastrato, devo dire che sono stati bravissimi, anche perché dietro c'è, come ogni progetto, ci sono persone. Tutto quello che vedete è stato fatto proprio dalle loro braccia, senza aiuto di alcun esterno. Ma ecco, diciamo che Carmelo si è prestato notevolmente con le opere murarie. Anche il sobbalco. E anche il sobbalco. E quindi mi sembra molto interessante riuscire a mettere insieme in luoghi diversi dai soliti luoghi preposti persone che hanno la passione dei libri, cioè la passione della lettura. Del resto, quando anni fa mi trovai con Peppe La Terza a Bari a presenziare insieme a tantissimi e qua nel mondo del libro in Italia questa cosa che è nata in Puglia, che poi si è molto sviluppata, specialmente in Puglia, non tanto nelle altre regioni o quantomeno con quello spirito, a parlare di presidi del libro. E che cosa sono i presidi? Sono gruppi di lettori che si danno delle tematiche e decidono di sviluppare cicli di letture, di lezioni, parlando di quei libri. Quindi Peppe La Terza, che è un editore, devo dire, non è partiva da un vertice questo tipo di proposta, e io trovandomi a parlare con lui mi disse: ma Daniela, tu sei un presidio, per cui non devi pensare a come fare un presidio, sei un presidio. Mi incoraggia molto questa cosa, anche se, ripeto, non è facile, cioè poter mettere insieme persone che hanno in comune la passione dei libri, in luoghi diversi, in maniera informale, così come questa sera, quasi in un salotto di casa, non è una cosa semplice. Quindi veramente ringrazio gli amici del Circolo per avermi dato questa possibilità. E tutti voi che siete abituati alle nostre serate, che spesso facciamo anche in location diverse, spero che possiate apprezzare anche questa esperienza in uno spazio nuovo. Che cos'è una cena d'autore? Che cos'è per noi? È stato un modo di chiacchierare, progettare. Ora, quello che speriamo, che durante l'arco della serata avremo Teo che presenta Gaetano, che farà delle domande, ma la cosa più bella è se riusciamo a portare il pubblico dentro questa discussione. Cioè noi vorremmo evitare la spezzatura del dibattito. Noi vorremmo che le domande scaturissero e che entrassero fluidamente dentro la discussione. Almeno questo è il progetto, speriamo di riuscirci. Desidero fare un ringraziamento speciale a Mariangela Cambria, che questa sera è qui con noi. Io la chiamo sorridendo la signora Cottanera, è una giovane imprenditrice molto brava, molto riconosciuta a livello nazionale, e devo dire che ho scoperto delle cose. Lei è sempre stata, senza conoscermi, molto recettiva e molto interessata al connubio fra il vino e la cultura. E quindi all'inizio le nostre relazioni sono state filtrate da altre persone, ma ci siamo sempre ricambiate una stima reciproca. Io vorrei ora sentirla due minuti, Mariangela, a farvela ascoltare, perché ho scoperto, poi indagando un po' meglio sulla storia della sua azienda e della sua famiglia, una cosa che secondo me è straordinaria. Questa azienda che lei oggi conduce come leader, con l'aiuto anche dei suoi fratelli, è un'azienda vinicola che ha una caratteristica particolare. Il 70% della manodopera che lavora dentro questa azienda, cominciando dalle raccoglitrici, è femminile. E questo l'ha portata anche a ricevere un importante premio quest'anno, proprio Donne in Vino, nell'edizione 2009. Quando ho scoperto questa cosa, ho detto a Mariangela: ma questa è una straordinaria nicchia di matriarcato che evidentemente si conserva a livello familiare, e lei mi ha fatto un po' il punto di questa storia e mi ha raccontato come si verifica, come si tramanda questa, diciamo,
questo mestiere di nonna e nipote, di figlia, madre e figlia, una cosa veramente straordinaria. Ma l'ascoltiamo due minuti e ce lo racconti. Ma perché hai vinto questo problema sempre? Io non ho vinto. Ora niente, andiamo a fine serata. Mariangela, due parole su quello che mi hai raccontato, come si tramandano queste donne, questo mestiere. Tanto buonasera a tutti. Beh, è una cosa molto semplice. Diciamo che questa generazione risale ai tempi di nonno, quando allora ancora si raccoglievano le nocciole da noi e ancora non esisteva Cotta Nera. C'erano queste signore che, io ricordo, ero molto piccola, venivano a raccogliere le nocciole. Ora invece ci sono le figlie, addirittura le nipoti che si occupano della vigna, non soltanto della raccolta che potrebbe essere giusto quel momento sporadico di quei due mesi di tra settembre e ottobre, ma stanno a tempo pieno le nostre 25 operaie e si occupano di tutte quelle operazioni che fanno in modo che un vino possa essere originale e unico. Non mi sto qua a soffermare magari di operazioni che sono molto tecniche, non voglio annoiarvi, però comunque secondo me la cosa bella è appunto la loro voglia di lavorare nella terra. È strano come una donna voglia sporcarsi le mani, stare sotto il sole durante la vendemmia, durante la fase della defogliazione e magari tornare a casa e fare il loro mestiere di mamma. E devo dire che è un'esperienza emozionante vederle lavorare quando sono lì, cantano, poi si fermano per fare il loro pranzo sotto gli alberi. È sempre è splendido come una donna possa riuscire a fare. È vero, riesce a fare delle cose che magari sembra strano, perché comunque il lavoro in campagna è molto molto faticoso. Devo dire che loro lo fanno con molto amore, senza sacrificio, non è una nostra trovata di marketing dell'azienda e dire beh, noi abbiamo le 25 operarie e quindi vogliamo insomma vantaggi di questa cosa. Loro vengono da Lorenzo papà e venivano a chiedere, cioè volevano lavorare, non è stata, è stata una cosa diciamo naturale. Prima c'erano le nonne, ora ci sono le figlie. Ecco, credo che questa sia